No, lo metto qua, lo metto qui dopo. Ah sì, lo metto per forza là. Non è che la devo mettere. Cioè, si è palesemente abbassato il volume del microfono da solo. Sta a 100. Boh, vabbè. Beh, devo aprire Discord. Apro Discord. Non si è fatto niente. Un po' più lungo, lo devo fare un po' più lungo perché beh certo no, arriva il coglione là, eccolo qua, tipo così, no? Così in altezza c'entrano tipo tre case, no? Anche se non penso. No, perché dovrei fare tipo così. Però sta stanza mi sa che è tipo troppo piccola. Allarga ancora un po'. Ecco qua, così penso vada bene. Chiudiamo per evitare problemi. Vediamo di riuscire a creare. Questa dovrebbe andare. Questa dovrebbe andare. Allora. Allora, questo è chiuso. Andrei a fare lo stesso di qua. Che è uguale, ora è uguale, in teoria, però non so se questo al centro è abitabile. Non credo, in ogni caso, eh. Comunque, beh, ficcamoci due porte al volo. Una workbench qua. Non ho potuto piazzarla la workbench, che ha fatto, eh? Guarda, il pavimento bruttissimo. Vabbè, non è un problema al volo. La porta si apre. Ah, ecco perché c'è la torcia di merda. Non serve un cazzo la torcia. Sedia. Workbench. Workbench. Sedia. Secondo me è troppo piccola. Facciamo due muri al volo. Solo vedere se tante volte è troppo piccolo, va bene. Secondo me è troppo piccolo. Ah, sui tablet. Ok, già è arrivata la gente, giustamente. Ne approfittano, no? Va bene, iniziamo a fare le casupole intanto che... Sopra non può arrivare nessun tipo di corruzione, essendo un'isola deserta praticamente. C'è anche un po' di erba, quindi se voglio provare a coltivare qualcosa. Ok, perfetto. Ora devo fare qua l'apertura. I tre blocchi, se no è asimmetrica.
Crebbe fallo di materiale non identificato. Vabbè, andiamo avanti. Qua facciamo così. Altezza è giusta, altezza va bene questa. 1, 2, si skippa qua. Che palle che c'è sta poca gravità qua sopra, non capisco perché. Dà fastidio per buildare qualcosina. Muterò questo gruppo al volo, se no non capisco nulla. Perfetto. Allora. Così. 1, 2, 3, come sempre. 1, 2, 3. Dato giusto giù al volo a fare una cosa. Ho bisogno qua di smaterializzare questi per fare le. Giusto per fare una trentina, ecco, mo li faccio i blocchi di pietra un attimino. No, non con i muri. Oddio, vabbè. Posso rifare blocchi di pietra con quei blocchi? Vaffanculo. Mechanical skull. Ah. Interessante, la ringrazio. Io questo è ovvio che me lo porterò. Lo porto pure questo dell'Envy. Cioè, questo potrei lasciarle qua, queste cose. Perché non c'ho le casse. Poi dovrei tornare sopra. Pronto. Tanto esco e mi lancio e sto là. Nel senso, non è che cambia tanto. L'entrata, ovviamente, sarà sopra. Allora, sono venuto qua solo per fare questo. Tanto la cura pure se sta qua va bene lo stesso. Facciamo 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. E ce l'abbiamo. E qua facciamo così. 1, 2. Così inizia a fare entrare la gente perché altrimenti stanno là sotto, muoiono e poi non puoi sapere niente. Beh, che rispawnano però. Ma non è una scusa per lasciarle giù, quindi facciamo al volo le casette, si stronzi. Lo fa di pietra perché secondo me è molto meglio del legno, il coso ce l'ho, la pietra ce l'ho. Nel caso vado a scavare due cose. Non è una casa valida perché è aperta sopra. Se la dovessi chiudere, secondo me me la dà come casa valida. Sicuramente. Quindi per adesso, tipo questa qua sotto è era capito. Anche se in realtà. Boh, mo vediamo, dai. Cioè, l'altezza effettivamente è di meno. Però non penso sia un problema, forse solo perché è aperta sopra, no? No, non è una cosa valida perché è poco alta. Devo alzare in blocco tutto qua. Però. Muri, no, i muri sotto, madonna che fastidio.
This is not valid housing. Perché? Che c'ha che non va? Qual è il suo problema? Ora? No, perché è aperta. Missing wall, ok. Perché non è valida? Che cazzo cambia dalle altre? È alta uguale, è larga uguale, non è valida. Perché? Scusami, se io tolgo questi, lascio aperti questi qua. E tolgo anche questi, no? Per esempio, chiudo proprio del tutto qua. E ci rimetto questo, a te va bene? Mo' sì. Però se metto questi, no. Perché? Poi sotto è chiuso. It's not validating house. Aspetta, eh. C'ho il legno. Basta che me lo sporto giù. Ah, forse devono essere due, non tre. Ah, che ho capito. No, ho capito perché mi dice che non è valida, ragazzi. Ho capito perché mi dice che non è valida, ragazzi. Perché sono 3 e non 2. Gli vabbè, lo famo da 2, cazzo, dopo. Famo così. Ma è valida? Ma sta bene? Sì. Ah, erano i 3 sprazzi così di merda. Vabbè. Ma cazzo, te pare. Asimmetrica al massimo, però non me ne è un cazzo, sinceramente. Mi faranno male gli occhi. Non la cambierò. Non posso cambiarlo. Ma quanti blocchi sono da fare? Ricordo. Un altro? Adesso di sì. O allungo di un blocco. Cioè, allargo di un blocco questo. Che ci avrebbe senso, tipo così. Per evitare che, cioè, che sia simmetrico. Farebbe più senso, forse, dai. Allungo di un blocco quello e tolgo quello da prima. Metto il muro, che non ho, perché devo fare. Ok. Adesso è più simmetrico ed è occupabile, no? Perfetto. Fanculo, eh. Non posso andare troppo in alto con la casa, infatti più avanti andrò verso destra. Due, tre. Adesso devo lasciare due slot liberi. Faccio zazza. Vado avanti. Qua. I slam hanno finito di cadere dal cielo, meno male. E muriamo un attimo la zona. Abbastanza mura, ma a noi non interessa. Ne avremo altre. Tanto di pietra per costruire qua ne abbiamo.
ne avremo abbastanza. Posto, 388 muri, penso bastino. Non per costruire sopra, ma basta. Ok, facciamo al volo così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vediamo un po'. Sì. Tanto ce l'ha. Allora, continuiamo. Guardate che fatica, eh. No, dove cazzo costruisci? Giusto perché qua sopra non ci stanno problemi di nessun tipo, secondo me. Mi stanno sparando? No. Senti, no. Penso questa è l'altezza giusta. No, assolutamente un blocco in più. Dove vai? Vinco. Si vede un cazzo. Ma non è quello il problema, eh. Ok, zazza. Andiamo a chiudere. Aspetta. Mettiamo le solite porte. Mi sa che questo qua è uscito un blocco più alto, ma sti cazzi. Questo, poi le sedie, uno seduto di là, uno seduto di qua, uno seduto di qua. E i muri. Io da sempre a fare appartamento che m'ampio verso là. Questo è strettissimo, l'ho fatto troppo stretto. Penso vada bene come caso. In realtà non è uguale alle altre, quindi non capisco. Sembra stretta solo perché. Quante NPC ci devono mettere? Fastidio. Allora, 1, 2, 3, aggiungiamo 1, 2, 3, mi manca ancora 4 casupoles, in realtà no, perché il workbench l'ho finito, quindi, cioè il workbench e le sedie l'ho finito, quindi che cazzo di case ne mancano, non lo so. Cioè, dovrei averle finite in realtà le case degli NPC.
Allora. Avrò mai. Metti qua sopra, chiudo perché tanto in ogni caso non penso continuerò a costruire. Torcia al volo. Pare che finisca il muro qua. Sui tablet. Ok, muoio. Ecco perché mancano quattro porte, devo mettere due giù. Come se già non ce ne fossero abbastanza giù. E poi niente, questa cosa dell'arpia, vabbè, qua sopra stavamo messi decentemente. Ora io volevo fare una cosa. Ora io volevo fare una cosa. Allora, innanzitutto, dovrei tipo. Fare una sorta di base sotterranea. Base sotterranea, un buco dritto dove ci metto le cose dentro. Bella, bella, bella base sotterranea. Non è nulla di eclatante, non è nemmeno nulla di troppo estremamente estremo. Cioè, buco della roba dentro. Cioè, semplicemente ci devo mettere, vabbè, il letto in primis. Per tavolino. Mette la fornace, la anvil. Poi ci dovrei mettere qualche cassa. Spawn point set, quindi se faccio così. Perfetto. Cosa tu deve essere chiuso in realtà? Devo essere qui, metterò il pavimento direttamente. Che qua deve essere chiuso. Sto pensando di ampliarmi anche con le casse verso di qua. Poi magari quando le andrò, quando prenderò le casse. Non c'è un modo purtroppo di prendere le casse, di prendere solamente le casse, quindi mi toccherà poi. Infatti ogni volta devo stare andando giù, quindi prendo se ce l'ho un po' di ferro. E poi ogni volta devo andare giù a prescindere perché c'ho tutta la roba giù. Qua ci manca ancora qualcuno, ma non è che posso sta a fare miliardi di case, eh. Però tutta la roba qua giù, figurati se non devo stare a tornare giù ogni volta. Qui sono convinto di avercelo il counterweight, là, come cazzo si dice in italiano. Non mi ricordo come cazzo si dice. Vabbè. Sono convinto di avercelo, però non so dove. Ma sicuramente non ce l'ho perché l'ho venduto. Cosa molto plausibile, eh. Che io l'abbia venduta è una cosa molto plausibile. Lo utilizzerò per ora, penso questo, non lo so. Non ho cose come danni. Danni. I danni, basta. I danni, punto. 61 anime della notte. 61 anime della notte. Queste mi sa che me le tengo belle strette. Mo ste cose me le tengo belle carucce qua dentro. Come questo. Quanto cazzo le sto a mettere? Ho aperto la cassa. Sono un coglione. Dentro il porco le devo mettere. Chiaramente. Queste sono cose che a me servono poi, quindi le tengo dentro il porco.
Arco Giuda ha scrocchiato tutto. Certo, potrei fare le monete di platino. 100 monete d'oro. No. Moneta di platino. 3 monete d'oro. Una moneta d'oro. Ok. Quick stack. Ok, perfetto. Un platino, 14 oro, ci sta. Mini Shark me lo terrò per fare tante cose carine. Desert Key, ovviamente, me la tengo. Ah, lo yo-yo, questo qua, sì. Sudare dal fire. Ah, pezzo più importante. Tu cazzo vado senza questo. Anche questo. A me mi serve assolutamente il Goblin Tinker. Quello lassù è fondamentale, mi serve. Devo vedere, magari riesco a fare una casetta al volante, lo picco dentro, perché lui mi serve più di ogni altro NPC. Brutto da dire, ma mi serve più di ogni altro NPC. Se c'è una casetta libera, io sarei tanto curioso di metterci dentro. Ti pare che c'è sta una casa libera? Porca ciuda, oh. Poi i magnati, subito a piare le casette. Sampiamo di qua, no? Mette il limite, fa che tutto sta dall'altra casa, qua ce lo devo mettere, altrimenti impazzito. Faccio una enorme solo per il Goblin Tinker, il Goblin Tinker è mio padre, se è necessario comer pane. Certo, però se prima non entro dentro mi sa che è un casino. Non c'ho. Bello, mi spawno qua sotto. Non c'ho le cose. Vado a fotte al volo una porta e due cose. Allora, uno, due. Le porte mi sa che l'ho lasciata dentro la cassa. So quale cassa, questa qua. Vabbè, la pietra ce l'ho per fare il muro. Facciamo il volo, eh. Mettiamo il muro qua. Guarda, facciamo tutte e due belle bilanciate. Mettiamo dei due blocchi questi. Lasciamo quella là. Ok, però qua devo aprire giustamente, altrimenti mi sa che la porta non la posso mettere. Porta. Workbench e sedia. Tutto completamente asimmetrico, tutto fatto male. Cazzo, ci frega a noi. Allora, appena è sui tables, che metto la torcia, devo brigliargli il goblin dentro. E è qua, bravissimo. Ok, goblin verrà lì, perfetto. Non mi fregate la cosa del goblin che va ammazzo completamente, eh? Vidilanio più di ogni altra cosa al mondo, eh? State allora, che mi manca? Niente, le casette le ho fatte. Devo andare. Incredibile, non riesco a trovare da nessuna parte. Ma facciamo così, perché tanto è l'unico modo. Spawnerà qua sopra, no? Dovrebbe spawnare qua sopra, tendenzialmente, essendo che è l'unica casetta degli NPC, se spawno qua sopra mi farebbe un gran piacere. Non so se può spawnare nel mio campo visivo. Penso di no. Però devi spawnare qua sopra. Però per caso. Aspetta, non spawna. Doom.
Anche perché stanno, ci stanno ancora questi NPC qua sotto, stanno ancora questi qua che c'erano bisogno, ma quanti cazzo sono. Ma alcuni si sono già, alcuni ci stanno, sono ancora teletrasportati. Se teletrasportano in teoria di notte, quindi se metto Dusk, si è teletrasportata la gente. Non tutti, però sì, quelli che potevano si sono teletrasportati. Qua solo per fortuna la collezione non può. Ok, è arrivato. E spona qua. Perfetto. Sì, è arrivato. Niente. Possibile. Vabbè, dai. Stamponiamo questo pollo blu. Spendiamo queste 25 monete. Ma sti cazzi. Ma vedi che arco c'ha lo stronzo? Ah, ma comunque non mi hai venduto quello che mi serviva. Ma te ne vai. Ah, culo, giorno. Aspettiamo un altro. Vediamo se sto quasi spuna. Mi sa che non può spawnare il mio campo visivo, perché è fatto apposta al campo visivo. Non puoi permetterti di far spawnare. Cioè, un po', la gente non te lo spawnare il campo visivo. Che bello il pollo blu. No. Mezzogiorno è passato, rimettiamo mattino. O me lo dà lui, o me lo dà un tizio sotto in caverna, che è molto più probabile che me lo droppi. Però. Cioè, che me lo venda. Però. Mi pare comunque assurdo il fatto che non. Quello come le arpie non escono più. Comunque mi pare assurdo il fatto che comunque non mi sta droppando nulla. Beh, che c'è stato lo standard delle arpie che io lo metterò proprio qua. Così che ce l'ho per tutta la casetta pure. Niente. Oh, 20, 20% di possibilità che spuna, 20%, almeno mi pare il 20% questo. È raro, uno è raro e l'altro è super raro che te lo dia lui nei drop del mercante, viaggiatore, del piccione viaggiatore qua. Però può effettivamente uscire. Semmai si muove. Tanto sono sicuro al 95.000%, anzi al 100% che la corruzione qua sopra non può arrivare, perché non ci sta nessun punto di aggancio. Sempre fatto le case sopra, qua sopra le nuvole, perché sapevo che la corruzione poteva arrivare, quindi stavo bello tranquillo tutta la run, senza averci problemi di questo tipo. Niente, continuano a spawnare. Mettiamo prima Dusk. Mettiamo. No, time. Bastardo. Sennò possiamo usare il glitch. Cioè il glitch, la rottura del gioco. Dai. Così. Beh, così non ha senso, dai. Vai, che palle, non spawna. Muoviti. Sto cercando di fare tutto piatto qua. Aspetta, non mi vorrei guidare dentro io, però non. Ce n'è abbastanza di acqua, non mette altro, niente, non spawna, dai, no, che NPC stanno? Più inutili del gioco, no? Oh, non esce, non esce, incredibile. Ah, vediamo un po' di torce, no? Evitare troppo spawn di mob.
Rimettiamo Dusk. No, i goblin. Cazzo, è vero, gli standard dei goblin non da prendo. Aspettate un attimo, vado a prendere pure gli standard dei goblin e arrivo. Meno. Marco Giudo. Allora, col coltello, mi sa. Che è poi un'arma corpo a corpo. Palle, oh, che palle. Ok, perfetto. Mettiamo le porte. Ma tu cazzo è spawnato questo? Però il venditore di Nerat ancora niente. Così, questo qua sotto lo metto qua. Secondo me se sto sotto spawn. Oh no, unicorno. Ma niente, non spawn.
questa mi sa la conta come corruzione, eh? Non vorrei dire una cazzata, però mi sa che pure questa la conta come una corruzione. Essendo una corruzione. Niente, ci rinuncio, lo vado a prendere sotto in miniera. Cioè, almeno che cazzo, ci rinuncio completamente al piano dal tizio. Vado giù in miniera. Adesso a posto. Anzi, una cosa che devo fare, mettiamo il tempo normale, mettiamo giorno e andiamo dove sta la neve. Bisogna fare una cosa fondamentale, eh? La neve dovrebbe stare là, esatto. Vieni di 3, Frostcore. Tanto, così non vado a fare l'armatura. Si dimena. Ok, mettiamo. Esatto. Così che spawna l'uomo Ludens. Non so se effettivamente di giorno c'è più possibilità, ma non lo so, di sicuro no. Ho aumentato l'anime spawn rate, infatti si vede. Pensa che lo abbasserò di nuovo subito. Adesso è completamente non, cioè, che non si deve vedere un cazzo, in modo che può spawnare il coglione là. Umbrella slime, ma lo picchi nel cervello. Eccolo. Giù così ci menzionano i ragni. Perfetto. Ne ho preso quello di cui abbiamo bisogno. Rimettiamo il tempo normale. Clear sky. Che devo fa? Niente. Io devo andare un attimo dalla guida perché non mi ricordo esattamente come si faceva.
Ne ho due, però ne ho un altro dentro. Ah, sono da mattino. La faccia tu. Non poco. Va bene, metterò tutto qui dentro. Che devo fare? Due di adamantino, cioè. Mortacci, due. Torniamo giù, no? Ah sì, mi sa che mi tocca andare a fare una bella sessione di porco giù, tanto è lento. È nullo, non è che è stato ridotto, è nullo il movimento praticamente. Dai, andiamo. Oh. Allora, controlliamo tutte le casse. No. 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 Compri tutto. No. 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 Nemmeno qua. No. Palladio. No. Forse questo l'oro me lo prendo e me lo tengo così. Altri 5, bene. Ok, allora io. Volontario d'asporto perché devo prendere. Andare a prendere un po' di adamantino in giro per il mondo, solo che non so dove posso trovarlo, quindi adesso mi addentrerò in quella miniera lì giù e cercherò di fare qualcosa. Qualche modo farò. Poi c'è la pozione Spelunker, vorrei evitare anche di morire in ogni caso, in modo tale che posso prendere Platinum, Mithril, solo Mitrilio, dai, dammi pure Adamantino, dammi pure Adamantino, oh, secondo me l'Adamantino mi deve andare a fare un bel viaggetto di qua. Ok, adamantino nelle vicinanze. Sta sicuramente sotto. Ello. Un po' anche qua. Prendiamo questo. C'è questo qua solo. Me ne serve un bel po', eh. Andiamo con calma a cercarlo tutto. Qui dovrebbe essercene tanto. Anche troppa gente, forse. Libereremo la zona. Oh, sali! Oh, madonna, ho impazzito completamente sto gioco, no? Sono impazzito. Non c'è altro adamantino, come no? Mica sbrava quello. Ah, è l'altro. Sono passato da qua sopra, faccio prima. Vado direttamente dritto. Guarda là che c'è sta. Tanta roba, eh? Tanta roba, eh.
questo qua. Però assolutamente da andare a prendere quello lì su. Poi c'è anche quello sotto là. Il cuore che secondo me io non lo andrò a prendere, anche perché potrei morirci. Deve essere molto iver safe qui, eh? Quindi là sotto tipo ce n'è un altro po'. Oh, l'ho proprio evitato poi quel po' di platino. Però c'è un corno, specialmente non mi serve, quindi lo evitiamo. Vabbè, di one shot, dai. Mazzo, perfetto. E in questa zona penso che l'abbia preso tutto, credo. Invece ce n'è dell'altro. Andiamo a cercarlo. Niente, mo mi muovo al contrario perché qualcuno mi ha colpito. Non so chi. Oddio. Andiamo alla ricerca dell'altro mattina. E palle questi qua che passano attraverso i muri, oh, fanno un fastidio estremo. Cazzo sto? Bello. Madonna. Tanto, eh? Beh, sempre qualcosa. Però... Buongiorno, buongiorno, Creeper, buongiorno. Come va? Allora, 176. Devo blocco, si vede. Io ce n'è dell'altro, ma non ne vedo. Aspetta, ho finito la Spelunker Potion, sono fottuto. Torniamo su. No, non basteranno mai nella vita. Andare a prendere dell'altro. Allora. No, 51 non basta. Se pare che basta. E invece bastano. E invece bastano. Uno, due e tre. Eccoci qua. Cioè bastano, hai visto? Devo utilizzare questo adesso. Devo buttare completamente alcune cose. Lo farò, lo farò. Allora, cosa molto importante da fare. Io non posso rompere le casse con le cose dentro, quindi io devo trovare del ferro nelle casse giù, perché devo costruire altre casse. Sì, va bene questa, mi devo trovare il coso per poter utilizzare lo yo-yo in maniera decente. Altrimenti come lo uso lo yo-yo? No. Lo tiro in testa, non lo tiro. Sì, il ferro. Ferro sicuramente. Un attimo, Spelunker Potion potrebbe essere utile. Idem anche questo. Serve del ferro perché devo fare la cassa di casse. Beh, più o meno lo stesso, no? Il
ferro si fa per dire, nel senso qualsiasi tipo di ferro, che sia piombo o piombo o piombo. Niente qua, no. Sono due di piombo, ma utilità zero. Allora, quei due ragnetti che si stanno a divertire. Già do il silver, non mi serve. 17 di piombo. Fondamentale. Cioè, fondamentale fino a una certa, ovviamente. Non riesco a fare il piccone dell'incubo, non riesco a trovare le palle ombra. Ah, se non le trovi, sì, è un bel casino. Anche perché cioè, c'erano per forza per far piccone. Oddio, se no potresti provare a evocare il boss, il verme, distruggi qualche parte del verme e ti dovrebbe droppare qualcosa per poter fare qualcosa, appunto. Dovrebbe droppare qualche po' di materiali. Sempre che tu riesca a togliergli qualche pezzo, ovviamente, eh. Questo me lo prendo assolutamente, non sia male. Fammi riorganizzare un attimo questo inventario. Ovviamente sta roba la metto qua dentro, non è che la butto. Una autura posso pure lanciare nel chat. Magari 50 di Igor no, eh. 50 di Igor potrebbero essere fondamentali. In quale bioma si trova? E il vermone... No, aspetta, mi stavo spawnando al boss. Il vermone si trova? Ne abbiamo quello della corruzione. Quello la viola. Cioè, se sono le pale d'ombra, se stai nel bioma, cioè se c'hai la corruzione. Se no... Sì, quello. No, bro, non ti è incazzato. Devo un attimo spostare la sedia perché ho bisogno di spostare questo. Non ti è incazzato, non ti preoccupare. Vieni là, non ti dice niente a nessuno, tranquillo. Sì, se c'è la corruzione, ci dovrebbero stare quelle palline, quelle palle d'ombra che dici, se tu le rompi tipo 3, sì, ne rompi 3 ti spona il boss del verme. Se però se non trovi le palle d'ombra è un casino, perché l'unico modo per spawnarlo in teoria o è quello o tramite altri modi. Il piccone adatto. Se non puoi scavare devi usare bombe. Vai dal tizio, dal demolitore, e ti compri le bombe, perché ecco qua, lo sapevo io. Palle, oh. A mo' devi spawnare te. Te potevi fare i cazzi tu, no? Ma dammi almeno il tempo di muovermi, ma cioè, vabbè. Palle, scheletro, un primo, oh. Veramente una rottura di... Se non puoi scavare, devi usare le bombe. Se non riesci a tirare la bomba nel punto giusto, te la devi giostrare tramite che ne so, tramite i minerali. Quello di fossile, ok. No, quello di fossile non ce la fai a scavare là sotto. Ti ripeto, potresti far così, come adesso addio. Non è una brutta idea. Anche perché io però ho sempre utilizzato le bombe, perché subito non ce l'hai il piccone per romperla. Ma che brutto a tenere la porta aperta, mi sposto sto. Tassi, tassi, te lo qua. Ah, facciamo il lead 15, ok, ho bisogno del legno. Va a prendere il volo il legno. E facciamo le casse. Non vedo nulla, ma sono sicuro che... Ok, sto andando bene. Il legno sta di qua. Due alberi al volante, tanto questo mi serve di legno.
posso fare gas? Mi dica che mi serve il ferro per forza. No, ma ammazzo se non posso fare gas. Dai, non mi dica che serve forza a ferro. Quanto sta scritto? Ma com'è possibile che serve forza a ferro per fare gas? Madonna mia. Che cazzo c'è da ferro? No, c'ho proprio il ferro, zero. Il minerale è più importante. Niente, allora facciamo un attimo giorno perché dovete spawnare. Coglione, se non penso. Provo l'ultima notte e lo vado a cercare giù. Guarda, mi metto qua così proprio. Stai fuori dal campo visivo, anche fuori dalla mappa. Vediamo se spawna. No, niente. Ma va, no? Vabbè, andiamo a cercare, no? Cazzo dove? Volevo anche andare a cercare, perché tanto mi serve, al 100%, il piccone, cioè il piccone, sì. Lo yo-yo, quello là. L'Amarok, eccolo qua, quello là del ghiaccio. Che fa in teoria più danno? Sì, fa qualche po' di danno in più. Solo che c'ho una. Quanta possibilità? Di dropparlo? Una possibilità su 300 uccisioni di trovarlo. Beh, non male, devo dire, eh? Dai. Ma siccome che tanto non mi serve, cioè in ogni caso, aspetta, vado tutto nella casa. Ragazzi, me la lascio questo qua sotto, che cazzo va? Cioè, siccome tanto non mi serve al momento questo qua, utilizzo questo dello yo-yo e anche questo. Mechanical Worm, porta, è buono. Andiamo a cercare l'altro yo-yo, eh. Una cosa fatta bene, niente, impossibile, devo morire. Questo qua c'ha più 10% di danno, ci sta. Niente, moriamo, dai, tanto. Mio che pare noi slam che cadono dal cielo, no, mettiamo notte, è il tempo che va veloce. Qui smettono di cadere gli slam di notte. Un po' per uno. Aumentiamo lo spawn rate dei mob.
E ammazzo i mob qua, vediamo che succede. Ma solo slime. Qua c'è la pioggia di slime. Devo forse mettere... Ma quanti slime di ghiaccio stanno là dentro? Mi sa che mi dirigerò proprio lì. Zero, ancora non mi ha dato niente. Vabbè, ci sta, eh. Vedo gente qua sotto. Madonna. Eccolo qua. Trovato. Eccolo qua. C'è 61 di danno più 14% di danno. Penso proprio che lo lascerò così, non lo so. Vabbè che gli faccio più danno a prescindere, sti stronzi. Un attimo da Giovannino Pane e Vino qua, no? Quanto costa? 10 di oro di forgiarlo. Lo lascerò così, dai. Cioè, vedete, sa spendere tutti quanti i soldi della storia. Slime hanno finito di cadere dal cielo. Meno male, meno male. Ok, poi. Chicken McNuggets. Vado a trovare il tizio sotto. Andiamo, dai. A fare questa fantastica esperienza. Mimic, oh, ecco qua. Starclaw. E ci freghiamo la cassa. Intanto. Con la braccia non ha fatto niente, forse. Ma l'unico modo è fregarsi le casse da qua. Che dopo?
prendo tutta sta roba e la butto nel cesso, non mi serve a niente. Però mi ha dato una roba interessante in realtà. Truffle worm, piscio, mi sa. Mamma mia, oh. Niente, ma l'ho one shottato perché li one shottano questi qua. È incredibile che io vedi. Ah, Dio mio, e sto giocaccio. Ah, mi sta qua la live, dai. Per mezzogiorno. Mangia. Allora. Sì, dai. Grazie Creeper per essere passato, ovviamente come sempre. Perché bisogna ovviamente essere così. E niente. Tornerò molto probabilmente domani, ma vedo anche se riesco stasera, dico. Non ho nulla da fare. Va bene. Ciao ciao.